Allenamento pomeridiano per il Pescara al Lughetto di Febo di Silvi Marina. Penultima seduta per i biancazzurri che hanno nel mirino il match dell'Adriatico contro il Pontedera di domenica, ore 14.30. Obiettivo chiaro, prima di tutto vincere e poi attendere buone notizie dallo stadio Recchioni, dove la Fermana, che in settimana ha presentato Gabriele Baldassarri, neotecnico al posto dell'esonerato Giancarlo Riolfo, sfiderà il Cesena. L'auspicio è quello di agganciare o, nella migliore delle ipotesi, superare i romagnoli. La buona notizia del pomeriggio per Auteri è che sia Pompetti che Dursi si sono allenati. Quella meno buona è l'assenza di Drudi, che dunque dovrebbe alzare di nuovo bandiera bianca dopo il forfè precauzionale già registrato nel derby di Teramo. Con ingrosso squalificato, in salita dunque le quotazioni di Mario Gherardi, che non gioca titolare della trasferta di Fermo e da allora è stato relegato ad un paio di apparizioni nei finali di gara con Siena e Cesena per un totale di circa 17 minuti. Sorrentino è impegnato in Under 20, così tra i pali spazio a Jacobucci, che ha giocato una sola gara ad Ancona e che coronerà il sogno del debutto con la maglia biancazzurra all'Adriatico, lui che era assiduo tifoso in Curva Nord. A centrocampo si ripartirà dal solito trio Pompetti, Derisio, Pontisso, anche se quest'ultimo oggi non si è allenato in gruppo, ma il suo impiego non sembra in discussione. In avanti possibile ballottaggio Rauti-Clemenza, con Ferrari al centro e Dursi a sinistra, assenti Chiarella e Blanuta. Di contro un Pontedera che occupa il decimo posto, l'ultimo utile per i playoff, che nel girone di ritorno sta viaggiando ad una media punti leggermente inferiore rispetto alle prime 14 di andata, 18 punti contro 16, e che soprattutto ha avuto un'importante flessione negli ultimi tempi, un punto nelle ultime 4 gare. Tra i fattori che l'hanno determinato, una difesa diventata un po' più porosa e la via del gol smarrita dal bomber Magnaghi. Appena 3 gol nel girone di ritorno, non segna da 6 partite, è leadership persa nella classifica dei bomber. Nell'ultima giornata c'è stato il sorpasso di Rolfini a quota 16 gol e l'aggancio a 15 del reggiano Lanini, appena dietro il cecchino biancazzurro Ferrari e un altro reggiano Zamparo. La sfida nella sfida Magnaghi-Ferrari sarà uno degli spunti principali di un match peraltro inedito all'Adriatico Cornacchia, mentre il primo episodio assoluto tra le due squadre è stata la gara d'andata del Mannucci vinta dai toscani 2-1. Il punto più basso stagionale per il Pescara e Auteri, che esattamente un girone dopo si sono rilanciati ed ora vanno all'assalto di un terzo posto prezioso in chiave playoff. A dirigere l'incontro sarà Maria Marotta di Sapri, che non ha precedenti con il Pescara, ne ha 5 con il Pontedera, che non ha mai vinto. In questo campionato 2 sconfitte in trasferta, a Gubbio 3-0 e con l'Entella 1-0. Nelle scorse stagioni 2 pareggi per 0-0 con Renate e Novara e un altro KO con la Pro Patria.